È previsto nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 17:30, il primo webinar online del dibattito pubblico sul progetto di potenziamento della tratta ferroviaria Pescara-Roma. All'incontro, dedicato alla presentazione dell'opera da parte di Rete Ferrovie Italia, prenderà parte anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ma come da lui stesso sottolineato, senza grandi aspettative. Confidate che si possa giungere ad una soluzione che sia più vicina alle vostre necessità, alle necessità del territorio? Guardi, a questa domanda le do due risposte, una molto sincera, personale. Ho poca fiducia che la Regione e Ferrovie prendano in considerazione le nostre alternative, in quanto l'aspetto dei colloqui avuti l'ultimo alcuni giorni fa con i capigruppo della Regione è un'impressione negativa, cioè loro hanno preso una decisione e la vogliono portare nel più breve tempo possibile avanti. Un'altra risposta che invece viene dal cuore, stando vicino ai cittadini e alle esigenze del territorio, è che finalmente ci ripensino nel corso di questo dibattito pubblico e si rendano conto che la variante Plus a loro prospettata dal Comune di Chieti e da Confer, dal Comitato Confer, possa essere migliorativa e a un costo bassissimo. La loro controproposta, cioè la loro opposizione, ovvero sia che ci costi molto di più e che i piani di esondazione siano contraddittori, sono stati facilmente ribaltati sia da Confer che dal Comune di Chieti. Quindi noi chiediamo un po' di buona volontà, tutto qui.